Check one, right to the sun. Puoi contarci. Ancora una? Ecco Jean-Luc Favre. Gli piace vivere in modo frenetico e stravagante. Dacci un'altra bottiglia. Sono 200. Puoi tenere il resto e divertiti. Ma sei matto? Tutto ok, tesoro. Purtroppo spesso spende più di quel che guadagna. La vita è una festa, bisogna darci dentro. Amore, il successo è così sexy. Per me il successo è legato alla disciplina e alla tenacia. Anna Bernasconi è cosciente del fatto che la strada scelta sarà lunga e difficile, ma ha un chiaro obiettivo in mente che vuole raggiungere assolutamente. L'essere umano con tutto ciò che ha dentro di sé mi affascina moltissimo, così vorrei diventare medico. E per questo dovrò rinunciare a molte cose l'anno prossimo, ma ne vale la pena. Roberto? Senti, Roberto... Gli affari vanno male. Dopo la scuola recluti non posso più tenerti. Te lo confermerò per scritto. Mi dispiace. Per Roberto Lopez tutto va troppo in fretta. Le prospettive professionali sono incerte e presto diventerà papà. Cosa c'è? È che ho il passaporto svizzero ora e devo cominciare il militare. E tra 3 mesi sarò disoccupato. Fantastico. Purtroppo la sua fidanzata non ha ancora il permesso per rimanere in Svizzera. Capita tutto insieme, proprio al momento giusto. Da 6 mesi o tra un anno dovrete... Ecco i nostri 3 protagonisti principali in occasione del reclutamento. Presto assolveranno la scuola reclute. Per alcune reclute ciò può causare anche problemi finanziari. In questi casi ci si può rivolgere al servizio sociale dell'esercito. Quest'ultimo viene presentato in occasione del reclutamento e il relativo opuscolo intende motivare e risolvere i problemi di carattere finanziario, possibilmente già prima della scuola reclute. Ecco, in pratica le propongo di diventare medico militare. Quindi avrò anche la possibilità di andare per esempio in Africa o magari anche in Kosovo per un impiego umanitario? Beh, questo mi piacerebbe sì, molto. Sì, certo, è possibile senz'altro, ma non le saprei dire esattamente dove andrà. Non lo so, forse una funzione in cui non devo camminare molto. Lei diventerà soldato delle trasmissioni. Anche come meccanico di motori guiderà gli autocarri e inoltre, e questa è una novità, seguirà la formazione per diventare diagnostico. Vieni, dai, fuori dal letto, muoversi! La vita di questi giovani cambia di colpo. La mattina si alzano prima, cambiano rapidamente il loro modo di vestire e devono imparare che a militare vi sono situazioni che divergono dall'ambito civile. L'alloggio e la sussistenza sono gratuiti, ma le giornate sono lunghe, impegnative e le rinunce all'ordine del giorno. Il tempo a disposizione per se stessi si riduce al minimo. Hanno a malapena il tempo per occuparsi del proprio lavoro, dell'appartamento e delle fatture. Perciò è importante risolvere queste questioni prima della scuola reclute. È proprio perché durante il servizio militare spesso si svolgono determinate attività, siamo ben assicurati. E anche sul piano giuridico una recluta gode di una valida protezione. Devo ritirare questo. Le procedure dell'esecuzione e i licenziamenti dal posto di lavoro non sono possibili durante la scuola reclute. Per questo motivo viene applicata la cosiddetta sospensione. Una lettera raccomandata con contenuti di questo genere non ha dunque alcun effetto. Malgrado questa estesa protezione legale, accade che qualcuno, a causa del servizio militare, venga a trovarsi in una situazione precaria. In questi casi il servizio sociale dell'esercito vi può dare una mano.
Sembri essere ambiziosa anche nel gioco. Sì, il tenente mi ha proposto di frequentare la scuola quadri. Sono più che motivata. Però questo significa che dovrò spostare di un anno il secondo esame intermedio. E dovrei anche subaffittare il mio appartamento. Sarà dura. Ma le borse di studio? Hai detto che oltre a studiare lavori? Sì, durante le vacanze di semestre. Però non avrò né tempo né energia per il pagamento del grado. Il tuo appartamento costa poco. Riuscirai a subaffittarlo? A dire il vero, anch'io volevo andarmene da casa. Ho rinunciato per la scuola reclute. E poi comunque stai tranquilla. A militare non farai certo la fame. Hanno bisogno di gente come te. Come sei fiaco oggi, Lopez? Hai ancora problemi con il comandante, eh? No, anzi, al contrario. Consiglia di fare il servizio in un periodo unico. È in ferma continuata. Mi sembra un'idea niente male, adesso che sono senza lavoro. Un anno di servizio militare adempio i miei obblighi. Però un anno è lungo. Sì, ma in questo modo diventeresti papà militare. Dolores non sarà tanto contenta. Quando nascerà il bambino me lo daranno il congedo. Almeno qui ho una prospettiva. La disoccupazione non paga durante la scuola reclute e anche l'assistenza sociale del comune mi ha già detto di no. Ti puoi immaginare che con l'IPG come recluta sia impossibile mantenere una famiglia. Non so proprio come fare. Beh, ma per questo c'è il servizio sociale dell'esercito. Sai che cos'è, vero? Io mi sono rivolto a loro. Ciao, Favre. Ciao. Perché non sei venuto in uscita? Non ne avevo voglia oggi. Beh, non sai cosa ti sei perso. Ma ho speso un sacco di soldi. Domani non potresti farmi un prestito? Purtroppo no. Che verso la fine del mese sono sempre un po' al verde. Com'è? Guidi una Mercedes e sei squattrinato? Questo fine settimana ho già preso appuntamento con il mio banchiere. Sicuramente capirà che gli affari qui non vanno tanto bene. Affari? Guarda che tu non hai mica un'impresa. Sei un normale impiegato. Un disoccupato che fa debiti. Un normale impiegato. Ecco la verità. Cavolo, questo fine settimana sono rientrato a casa e la mia tipa non c'era. La buca delle lettere è piena di richiami, cassa malati, auto. E in quel momento stavo veramente male. È stato il momento peggiore durante la scuola reclute. Ero indebitato fino al collo, avevo uno stile di vita al di sopra delle mie possibilità e non sapevo più cosa fare. Per fortuna che c'era David. Lui sì che mi ha aperto gli occhi e a modo suo mi ha detto che quello stile di vita non era adeguato alle mie possibilità. Solo così ho capito che cosa dovevo fare. Ho prenotato un colloquio con il servizio sociale dell'esercito. Come dovete procedere per ricevere il vostro aiuto? È semplice. Vi ricordate ancora l'opuscolo? È sufficiente compilare il tagliando e consegnarlo. Durante le prime 4 settimane di scuola reclute verrete convocati a un colloquio individuale. Non vi preoccupate, quando vi annunciate non dovete indicare i motivi. È garantita l'assoluta riservatezza del colloquio. Signora Bernasconi, per me è importante che lei sappia che ciò di cui parliamo qui è assolutamente confidenziale. Da questa stanza non esce alcuna informazione. Benissimo. Allora, è venuta da me per discutere di qualcosa? Sì, sto facendo la scuola reclute e il tenente mi ha detto che sarei idonea all'avanzamento, ma l'avanzamento mi creerebbe dei problemi dato che non so proprio come poter far bastare i soldi. I miei genitori non sono veramente in grado di aiutarmi e non ricevo alcuna borsa di studio. Ho sentito parlare del servizio sociale. I consulenti del servizio sociale dell'esercito sono specialisti che forniscono un aiuto pratico e vi motivano a prendere nuovamente in mano la situazione. Un aiuto concreto per poter affrontare tutte le spese che un avanzamento comporta. Questa assistenza spesso aiuta a trovare in modo autonomo soluzioni ai propri problemi. Come quadro,
riceverebbe un IPG più elevata. Certo. Si tratta di un importo 2,5 volte superiore rispetto a quello che le viene versato durante la SR e dovrebbe bastare per affrontare le spese in modo autosufficiente. Autosufficiente? Davvero non me lo aspettavo. Ottimo. Beh, presto nascerà il nostro... Se voi stessi non trovate alcuna soluzione, il consulente può anche fungere da intermediario, per esempio parlando con il vostro precedente datore di lavoro per quanto riguarda la carta IPG. Vi possiamo aiutare anche se vi dovesse venire a mancare la biancheria. La biancheria personale? Sì, si può senz'altro fare. Per ottenerla deve annunciarsi da noi e in seguito provvederemo ad inviare l'ordinazione. Se poi nel corso della sua scuola reclute dovessero... Informazione, consulenza, assistenza e mediazione sono questi gli aiuti non materiali che possiamo offrirvi. Grazie. Wow! Ehi, guarda qua! Fa vedere? Il mio giorno del bucato a casa è sempre il martedì. Fino alla scuola reclute non era un problema, ma ora riesco a fare il bucato soltanto durante i fine settimana. I miei vicini non sono entusiasti se la macchina da lavare è occupata. Per fortuna esiste la lavanderia del soldato, che offre un servizio di lavaggio gratuito con fornitura in caserma. Comodo quasi come quando lavava la mamma. Allora, signor Favre, lei si è annunciato per questo colloquio. Mi dica di cosa si tratta. Beh, non ho soldi. Non ha soldi? Non va mica bene. Infatti. Allora, in determinati casi offriamo anche aiuti finanziari. Certamente ora penserete che si tratta di un aiuto ai soldati finanziato dai contribuenti. E invece non è così. Il servizio sociale dell'esercito si finanzia autonomamente attraverso gli interessi ricavati dalle donazioni di fondazioni militari. Sì, ho un'auto. Un'auto? Quanto le costa la retta per mese? 800 franchi. 800 franchi? Piuttosto costosa, direi. Sì. Bene, devo dirle che non è certo compito dell'esercito finanziare la sua automobile. Per il resto, cioè l'affitto e la cassa malati, possiamo aiutarla in modo complementare, così che possa continuare a pagare... Forniamo aiuto laddove occorre, benché per principio non vi sia alcun diritto legale in tal senso. E non dimenticare che i vostri problemi non vengono quasi mai risolti esclusivamente con il denaro. Spesso la consulenza fornita nel superamento di fasi critiche può esservi d'aiuto anche al di fuori del servizio militare. Il mio sogno era di andare in Kosovo. Il sogno è diventato realtà. Tra poco avrà inizio il mio impiego presso la Swisscoi. Grazie al servizio sociale dell'esercito ho potuto finire la scuola quadri. Sono veramente molto soddisfatta. Questo, questo e questo e questo. Ma tu guarda che fortuna! Strisciare con il fucile non è il mio forte. E se ne sono accorti anche i miei superiori. Però si sono anche accorti dei miei punti di forza in ufficio. Organizzare e calcolare non è affatto male, direi. L'ho capito anche nella mia vita privata. Il servizio sociale dell'esercito mi ha insegnato a gestire autonomamente le mie finanze e mi è servito. È molto positivo. Eccolo là, il maschione. Prima della scuola reclute il mio futuro lo vedevo nero come la mia faccia quando stavo tutto il giorno sotto le macchine. Vabbè, ora direi che dopo il colloquio con la consulente del servizio sociale dell'esercito mi sento assolutamente molto meglio. Ha preso sul serio i miei problemi e mi ha dato soluzioni concrete. Ne sono veramente molto grato. Ecco qui il libretto dei servizi e le istruzioni d'uso. Ah sì? Le conservi con cura. Certo. Ecco le chiavi. Bene. Grazie ancora. Se avete un problema serio, fate il primo passo. Annunciatevi da noi. Siamo qui per aiutarvi in modo rapido e non burocratico. Ehi!